spiega che cos'è la recessione, quando tecnicamente ci possiamo definire recessione? Recessione quando ovviamente in quel caso il PIL comincia a crescere. Troppe gaffe e scivoloni sui temi economici? I 5 Stelle corrono ai ripari e organizzano corsi di recupero alla Camera. Ma quanti parlamentari dovrebbero seguire queste lezioni per evitare brutti voti? Stanno dando i corsi di ripetizioni sui temi economici che si organizzano alla Camera. Perché li chiamate così? In realtà è giusto che il gruppo faccia informazione di tutti gli argomenti che sono i più disparati. Tutti non possono sapere tutto, quindi è importante. Se vi chiedo il quantitative easing, riuscireste a spiegarmelo in pochi secondi? Io no. Sì, è un'iniezione di liquidità, di moneta, insomma. Quindi va bene? Di moneta? Promosso, sì. Non è proprio così. È l'iniezione di liquidità nell'acquisto tramite la Banca Centrale Europea di titoli di Stato sovrani. Che è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che per ora è un vostro nemico? La Lagarde. Che cosa significa franco CFA? CFA, che l'acronimo, che significa? Comunità finanziaria CFA africana. E il tasso di disoccupazione? Generale 25? Ci sono vicina? No. Recessione? PIL è negativo per due trimestri di fila. Lei non va ai corsi di ripetizione organizzati dai 5 Stelle sui temi economici? Ritiene la Castelli. Ritiene la Castelli. Non è mai troppo tardi. Credo che sia un grande invito per Di Maio e Di Battista. Bello questo registro. Il tasso di disoccupazione dell'ultimo trimestre. Ti ho rubato il registro. No, no, ciao. You might as well be walking on the sun.